Firmato l'accordo per due residenze universitarie a Chieti, l'assessore Marinella Scolocco afferma che ci sono tutti i presupposti per vincere il bando ministeriale. Nuovo appuntamento con la voce dello spettacolo, con un'intervista a Paolo Mieli, voce, volto e collaboratore di numerose trasmissioni di approfondimento storiche della RAI. E buonasera, in apertura c'è un comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile per le avverse condizioni meteo delle prossime 24-36 ore. Si attendono nevicate sia lungo la costa che in pianura, quindi si raccomanda la massima prudenza soprattutto per le tre autostrade abruzzesi A14, A24 e A25. Cambiamo argomento, lo avete sentito dai titoli, un accordo di programma tra Regione, Comune di Chieti e ADSU Chieti Pescara che permetterà di partecipare al bando ministeriale per il cofinanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex caserma Pierantoni e dell'Istituto Santa Maria Maddalena di Chieti, che verranno destinati a residenze per studenti universitari. È stato siglato a Pescara in Regione dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, dal Sindaco di Chieti Umberto Di Primio e dal Presidente dell'ADSU Chieti Pescara Antonio Di Battista. Siamo certi, ha sottolineato questa l'assessore con delega al diritto allo studio Marinella Scolocco, che il nostro progetto riuscirà a ottenere il finanziamento statale che si aggiungerebbe allo stanziamento regionale di 440.000 euro. L'intesa però è già un importante risultato perché è la sintesi di un percorso iniziato lo scorso ottobre che ha visto coinvolte diverse istituzioni. L'intervento ci consentirà di centrare un duplice obiettivo, ovvero rendere ancora più appetibile l'Università d'Annunzio, che potrà offrire un servizio fondamentale per gli studenti, oltre a restituire alla città di Chieti due strutture di prestigio attualmente inutilizzate e chiuse. In tema di ambiente ci spostiamo ad Atri. La recente notizia della liquidazione delle indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio Piomba Fino non fa altro che aggiungere alle problematiche già evidenziate ulteriori dubbi sulle modalità di gestione della discarica Santa Lucia di Atri. È quanto affermato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante, che lo scorso mese di novembre aveva presentato un'interrogazione al sottosegretario Mazzocca proprio al fine di mettere in luce le criticità del sito atriano. E rimanendo sempre in tema di ambiente, sabato 30 gennaio a partire dalle 9.30 all'Auditorium Sant'Agostino di Atri, il Comune di Atri e lo IAP, la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF dei Calanchi, presentano a cittadini, tecnici e portatori di interesse il convegno dal titolo Il nuovo piano d'assetto della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF dei Calanchi di Atri, previsti diversi interventi. Ed ora un nuovo appuntamento con la voce dello spettacolo. Vi offriamo un'intervista con Paolo Mieli, firma dei più importanti quotidiani italiani, nonché voce, volto e collaboratore di numerose trasmissioni di approfondimento storiche della RAI. Vediamo. Tra memoria e storia, il via ad una nuova intensa stagione della voce dello spettacolo, quella storia raccontata in televisione grazie alle preziose immagini custodite negli archivi delle Teche Rai. Ricca la programmazione sulla terza rete televisiva e su Rai Storia, che offrirà viaggi nel mondo della storia, ricostruendo epoche e personaggi che hanno scritto pagine e pagine memorabili. A guidarci sarà Paolo Mieli, firma di tanti e importanti quotidiani italiani, nonché volto, voce, curatore e collaboratore di programmi come La Grande Storia e Correva l'Anno. A che cosa ci riserverà? Io storia e molta storia. Storia per Rai 3, La Grande Storia in prima serata, Correva l'Anno, ma soprattutto la vera sorpresa è che per Rai Cultura e Rai Storia vareremo dei nuovi programmi di ricostruzioni storiche di anni più recenti, e quella sarà una sorpresa notevole. L'ultima sua fatica, tra virgolette, si chiama Italiani ed è un programma che offre uno spaccato dell'Italia in cui sono vissute, percorrendo le loro vite, viaggiando di volta in volta in un'epoca diversa e raccontando i capitoli di una storia che alla fine è di tutti.
Poche sere fa il programma Italiani ha mandato in onda un bellissimo documentario dedicato a Pio XII, uomo della pace e papa della guerra, uno dei papi più importanti del Novecento, ma anche il più discusso, un personaggio chiamato a guidare la Chiesa Cattolica negli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda. Ma la vera forza del format sta proprio nell'uscire dal racconto nozionistico per entrare anche nella sfera emotiva, con le interviste a parenti, amici e colleghi dei protagonisti. Sarà un anno davvero importante per Rai Storia e Rai 3, tiene a precisare ancora Paolo Mieli. Quindi sarà un anno di pieno impegno sulla storia. Poi parteciperò anche a programmi sulla politica, ma quelle sono cose più sporadiche. E già, perché la storia, pur avendo per statuto tanto da insegnare, ha anche molto da imparare qualcosa, per esempio come uscire dai libri, prendere vita e arrivare al pubblico attraverso una buona TV. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi lascio agli altri programmi della rete, buona serata e buon fine settimana.